Bene, allora ovviamente oggi è una grandissima giornata per la mia squadra, per il pubblico, per tutta Varese, perché la mia squadra ha fatto una partita di grande cuore, di grande coraggio, di grande determinazione, di grande difesa tecnica, oltre che di difesa, di volontà, di sacrificio. Il pubblico non ci ha mai abbandonato, anche quando eravamo sotto di 10, ha capito che quello che stavamo facendo, ha capito che nel primo tempo eravamo un pochettino, il risultato era bugiardo, non era quello vero, perché quei 9 punti, frutto di almeno 3 canestri, 3 bombe che non c'entravano niente col gioco. La palla stava uscendo, stava girotolando, 3 rimpalli, è finita 3 volte come l'ultimo tiro all'ultimo secondo a loro, quindi non era veritiero quello. Noi abbiamo continuato a fare la nostra partita e si è visto l'ultimo quarto, quando loro hanno fatto 9 punti, 9 nell'ultimo quarto e 18 nel terzo. Quindi secondo tempo da 27 punti, vuol dire che la difesa, che ha continuato a macinare, 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 alla fine si è fatta valere. Il pubblico ci ha dato una grande mano, ci ha spinto, lo ringrazio tutti quelli presenti, che sono stati veramente una grande partecipazione, un pubblico invidiabile, e noi abbiamo cercato di contraccambiare questo con tutte le nostre forze, perché volevamo questa vittoria. Era un momento positivo per noi, però volevamo continuare, così pure come adesso vogliamo continuare, non vogliamo assolutamente fermarci. La strada è ancora da fare, non abbiamo raggiunto, abbiamo fatto un bel passo, però non abbiamo ancora fatto niente di definitivo, quindi dobbiamo continuare con questo. Però io penso che con l'attitudine, con l'atteggiamento di oggi, con lo spirito che la squadra oggi ha avuto, veramente dobbiamo guardare con molta fiducia il proseguo del campionato. Una partita importante, a parte tutti i giocatori, 4 giocatori in doppia cifra, altri 4 giocatori a segno, quindi veramente mai come oggi una grandissima vittoria di squadra. È chiaro che un allenatore, quando vede una partita così, è orgoglioso della sua squadra, orgoglioso di tutti quelli che lavorano per la squadra, lo staff che collabora, tutti i collaboratori, tutta la società che ci mette nelle condizioni per fare. E quindi ecco, io sono oggi veramente molto felice, perché ho visto veramente un ambiente compatto, una squadra compatta, tutti, uno staff compatto, il pubblico compatto con la squadra. Ho visto un ambiente unico, e questo è frutto di questo risultato. Quindi grazie a tutti, avanti ancora. Dobbiamo ancora arrivare al nostro obiettivo, dobbiamo soffrire ancora, però la squadra ha dimostrato di aver voglia di soffrire, di aver voglia di giocare assieme, di aver voglia di superare i momenti difficili, e quindi insomma guardare avanti con fiducia.